Michele Placido è protagonista di Morte di un commesso viaggiatore al Teatro Franco Parenti di Milano, Daniela Cuzzolin Oberosler. Come se non avessi trascorso in macchina tutta una vita. Passavo per finire in un burrone. Allora mi sono rimesso sulla strada e pochi minuti dopo sognavo un'altra volta. Morte di un commesso viaggiatore, una tragedia moderna che rivela il lato più crudele del sogno americano del dopoguerra. Il protagonista del capolavoro di Arthur Miller del 1948 è un piccolo uomo, Willie Loman, in scena Michele Placido, che insegue un sogno più grande di lui, il successo, il denaro, la fama. Desidera essere ben voluto senza accorgersi che la sua famiglia già lo ama. Uno dei figli, allevato con il culto dell'apparenza e superficialità, segue lo stesso sogno e fallisce. Ho fatto lo spedizioniere, il piazzista, ho combinato qualche affaruccio. Non è mica una vita così brillante. La moglie, Alvia Reale, che per lui condiziona l'intera esistenza, lo ama nonostante tutto. Buonanotte, tesoro. Buonanotte, tesoro. Ah, vieni, me l'hai colto, eh! Uno dei personaggi più tragici del XX secolo al Teatro Franco Parenti di Milano fino al 1° maggio. L'opera cult della commedia americana, sempre di grande attualità.